Il 9 febbraio 2014 si vota per il referendum confermativo della legge del giugno 2013 sulla partecipazione civica in Alto Adige. Si vota solo in provincia di Bolzano e le urne sono aperte solo domenica 9 fino alle 22. Per il referendum confermativo non è previsto alcun quorum. Sono chiamati a votare i cittadini che al 9 febbraio 2014 abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali, i cittadini residenti in regione da 4 anni, di cui la maggior parte in Alto Adige. La scheda di voto consegnata all'elettore è bianca, sulla scheda è riprodotto il quesito referendario. Approvate il testo della legge concernente partecipazione civica in Alto Adige, approvata dal Consiglio Provinciale il 6 giugno 2013 e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione numero 26 del 25 giugno 2013? I votanti hanno il diritto di esprimere il voto tracciando un segno, ad esempio una croce o una barra, sul riquadro corrispondente alla risposta prescelta sì oppure no. Gli elettori che vogliono approvare il testo di legge devono barrare il riquadro del sì. Gli elettori che non vogliono approvare il testo di legge devono barrare il riquadro del no. Se la maggioranza dei votanti al referendum vota sì, conferma il testo della legge su partecipazione civica in Alto Adige approvata nel giugno 2013 dal Consiglio Provinciale. Il presidente della provincia promulga la nuova legge provinciale che entra in vigore e sostituisce la precedente legge del 2005. Se la maggioranza dei votanti al referendum vota no, respinge il testo della legge su partecipazione civica in Alto Adige approvata nel giugno 2013 dal Consiglio Provinciale. La legge non viene promulgata e non entra in vigore. Resta quindi in vigore la legge del 2005. Domenica 9 febbraio i cittadini devono presentarsi alla sezione elettorale indicata nella tessera elettorale con la tessera stessa e un documento di riconoscimento valido. Considerate le operazioni preparatorie del seggio, si consiglia di recarsi alle urne non prima delle 7:30 per evitare di dover attendere all'esterno della sala di votazione. Hai smarrito la tessera elettorale? Per ottenere un duplicato, i cittadini devono rivolgersi agli uffici elettorali comunali che rimangono aperti anche domenica 9 per tutta la durata delle votazioni. Tutte le informazioni sul referendum provinciale sono disponibili sul sito internet della rete civica all'indirizzo elezioni.provincia.bz.it. Sul sito sono disponibili anche il testo integrale della nuova legge e di quella del 2005. Tutte le informazioni sul voto anche su Facebook e Twitter.